Mo Carmine e sono di Afragola. Sono un camionista. Ho lavorato tutta la vita per mantenere la mia famiglia. Sono stato sempre un uomo rispettoso. Ma alla fine mia moglie mi ha lasciato per un altro e i miei figli si vergognano di me. E questa è la mia storia. A cominciare. Lavoro da quando tenevo 15 anni. Non ho potuto fare le scuole perché la mia famiglia non se la poteva permettere e poi servivano i soldi in casa. Eravamo tante bocche da sfamare. Ho conosciuto mia moglie a 17 anni e a 19 anni e mezzo me la sono sposata. Ho fatto tutto io. Ho pensato a tutto io. Il matrimonio, la casa, i mobili, la chiesa, i vestiti, il viaggio di nozze, tutto con le mie sole forze. All'età di 22 anni ho deciso di fare il camionista. Perché volevo dare alla mia famiglia tutto quello che doveva avere. Ho fatto tanti sacrifici. E nonostante quello che si dice, sono sempre stato rispettoso verso mia moglie. Tenevo la sua foto nel camion. E quando potevo dormire, quando, me la guardavo e me la baciavo. E pensavo di essere l'uomo più fortunato del mondo. Abbiamo avuto due figli, un maschio e una femmina, che ora stanno all'università. Ma tra poco si laureano. Io ho sempre cercato di dare tutto quello che potevo a mia moglie, tutto. Come prendevo lo stipendio, così glielo davo in mano. Mi prendevo quei pochi spicci per viaggiare, per prendermi il caffè. Mi portavo il mangiare cucinato da casa. Facevo la Svizzera, l'Austria, la Germania, la Francia. E in inverno un freddo, un dacchillo camion. E viaggiavo e camminavo solo con i miei pensieri e pensavo che bella famiglia che avevo. Finalmente riesco dopo tanti anni ad andare in pensione. Ma vedo che mia moglie quasi dà fastidio alla mia presenza. Dico, vabbè, forse starà affrontando un momento, forse un poco così. I miei figli mi hanno sempre trattato con formalità. Quando qualche volta chiedevo come andava a scuola con la fidanzata, mi rispondevano sempre a monosillabi. Pensavo che erano ragazzi, erano occupati. Dopo quasi 2 mesi che sono in pensione, mia moglie una sera a tavola mi prende e mi dice che non mi ama più, che non ce la fa più, che finché stavo lontano lei riusciva a fingere. Ma ora che sta a casa tutti i giorni non mi sopporta e mi confessa che ha un amante da 8 anni. Sapete come mi sono sentito? Come a niente. La guardavo e non ci credevo. Ma com'è possibile? Mia moglie mi sta dicendo questo a me. Dopo tutto quello che ho fatto per loro, tutti i sacrifici, com'è possibile che mia moglie? E allora la pregavo. Ci dicevo, non me lascia. Pensaci, è difficile perché tu non sei abituata, ma poi vedrai, ritorneremo a essere innamorate come siamo state quando eravamo giovani, ti ricordi? Gli facevo ricordare tutti i bei momenti, ma lei teneva lo sguardo basso e mi diceva solo che era finita e che me ne dovevo andare da quella casa, la mia casa, dove tutto. L'ho comprato io. Quando arrivano pure i miei figli, che già sapevano tutto, dicono che non devo fare sceneggiate, che devo capire che sono stato troppo tempo lontano e che era giusto che la mamma cercasse affetto in un'altra persona. Mi sembrava un incubo. Mi dissero che io non ero abbastanza per la madre, che ero un uomo ignorante, che non potevo capire certe cose e che loro si vergognavano di me, pure quando mi vedevano per strada, perché io non sapevo vestire, che mi tenevo sempre il maglione vecchio
quel jeans logorato. Eh sì, perché vedete, a me non mi è interessato mi comprare niente. Io pensavo che l'importante è che c'hanno tutta la mia famiglia, ma a me che mi interessa. Tanti dove devo andare? Io lavoro solamente. È stata una pugnalata. Sono stata male, ma la sai. Veniva voglia di piangere, ma sono uomo e non posso piangere. Ma quando tua moglie, dove tu pensavi che dopo tanti sacrifici potevi passare finalmente la vecchiaia e goderti tutto quello per cui tu hai lavorato, ti abbandona e ti dice che non ti ama più. Ti cade il mondo addosso. Quando ti accorgi che per i tuoi figli non c'è stato mai nessuno, ma solamente un salvadanaio. Eppure l'università l'hanno fatta grazie a me. I vestiti belli addosso ce l'hanno grazie a me. Le vacanze, la palestra, grazie a me. Ma che se nessuno si è ricordato? Io sono solamente gallopato, ignorando. Che non c'era mai. Perché vedete, mi sono sentito dire pure questo. Tu non c'eri mai. Io avevo bisogno dell'affetto di un uomo. Ma perché io non avevo bisogno dell'affetto di una femmina. E sai quando la femmina essa ha potuto avere. E tu non l'hai mai saputo. Ma non l'hai mai fatto. Perché io ti ho messo sempre al primo posto. Io. Poricino. L'uomo, come vedete, non è sempre così. Non solo le donne soffrono, vengono tradite. È solo che noi uomini, per dignità, per omertà, per essere giudicate deboli, non parliamo. E a così sono tornata a casa e mamma. Mamma, a così dispiaciuta che mi guarda e chiagna tutto il giorno. Che racconto questa storia? Perché molte volte si pensa che solo le donne soffrono o che solo le donne ricevono dei tradimenti. Quest'uomo, sapete chi era? Quest'uomo era il mio migliore amico quando ero piccolo, siamo cresciuti insieme. Lui frequentava casa mia, veniva a aggiustare il lavandino, faceva dei lavoretti e io pensavo che brava persona. E quando io non ci sto, aiuta mia moglie. E invece se l'ha pigliata mia moglie. O perlomeno essa si è fatta pigliare. Non tengo che me ne fa. Di questi anni della mia vita. Ho investito tutto in un castello fatto di carta, che si è sgretolato. Mia moglie posso pure capire. L'amore fornisce, anche se sto male assai, ma i miei figli, ingrati, non hanno mai capito quello che ho fatto per loro, li ho nottato, le volte in cui mi sono risparmiato per dare qualcosa in più a loro. Il dolore è forte assai, pure per noi uomini. Non è vero che siamo tutti uguali. Non è vero che tutti quanti tradiamo. Molto spesso quelli che sono diversi non si fanno vedere, perché stanno in oscuro a chiacchierare con una femmina, senza se fa guardare e senza dirlo a nessuno. Buona vita. Sono una narratrice e questo format si chiama Eroine Invisibili. L'ho creato per dare l'opportunità alle persone di raccontarsi e sensibilizzare gli uomini e le donne su varie tematiche e far capire tanti punti di vista, per far sì che il loro grido silenzioso possa divenire finalmente un grido di gioia per il loro lieto fine. Buona vita.